abbiamo scollinato, siamo arrivati a 101, quindi adesso mettiamo, aggiriamo la clessidra, ripartiamo da zero e andiamo per gli altri 100 che tutti ci hanno detto che era l'obiettivo minimo sindacale per il prossimo anno. Oddio, farne 100 in un anno, Moreno, è dura, eh? 100 cose? Io ti odio. Io ti odio. Mi sono perso qualcosa? Sarà perché sono qua in coda sulla Savona Reggio Calabria, ma mi sono perso qualcosa. Sì, allora, adesso ti racconto la storia. Stai un attimo, faccio presto. No? Io e te, 2 anni sì. e mezzo fa, più o meno, ci siamo trovati un pomeriggio a casa mia e abbiamo incominciato questa disgrazia chiamata Race Off, no? Che è questo podcast. Ah, no? E pensa, ecco, siamo riusciti a fare 100 puntate proprio per la fine dell'anno. No. Pensa. No. E la gente ci ha anche festeggiato, ci hanno mandato i messaggi, ci hanno detto che bravi, fatene altro. Non l'avrei mai creso. A parte gli scherzi, sono stati tutti carinissimi, i nostri ospiti sono stati fantastici, veramente sono, veramente ogni tanto ci penso e mi commuovo a pensare a tutte le belle persone che ci hanno aiutato, che ci aiutano, che continueranno a aiutarci. E che si veramente divertono a stare con noi, perché questo qua a me rimane, il fatto che si divertono a stare con noi. Esatto, c'è anche qualcuno che si diverte. Io esatto, sì, forse. Io mi diverto mucchio a stare con speriamo me. Tutti. Con anch'io. Te un po' meno, però anch'io. Comunque niente, allora oggi ripartiamo, okay. Seguendo ecco. Quello che ci hanno detto, sì. Abbiamo girato la clessidra, sì. Ne abbiamo fatte 100, ne dobbiamo rifare sì. altre 100, sì. Che poi ci riusciamo è un altro, sì. Un'altra partita, sì. Però se io ho vinto una corsa da gente con i cavalli, secondo me tutto è possibile, sei d'accordo? Sì. Hai vinto anche, hai vinto un'altra con l'ultimo Lord. È vero, ma quella diciamo è una manifestazione di divertimento, cioè l'ultimo Lord è stato talmente generoso, mi ha guardato e ha detto poveretto, ma sì, diamogli questa gioia. Sì, no. Per me Lorenzo ha truccato qualcosa lì per farti vincere. Beh, diciamo che sono sicuro che il fatto che io abbia vinto non è dispiaciuto, diciamo quello, no? Ecco. Però c'è ecco, un fatto ecco. Finish salutiamo, che dice che io ho vinto. Salutiamo esatto, Lorenzo, sì, salutiamo. Allora, non perdiamo ulteriormente tempo perché è vero che siamo, sì, no. Siamo a 101, però siamo sempre uguali e vogliamo divertire e coinvolgere i nostri ospiti. Oggi abbiamo un'altra bellissima occasione di conoscere una nuova amica, speriamo che diventi una nuova amica, è stata gentilissima a darci la sua disponibilità ed è qua con noi, non gli abbiamo ancora dato parola e speriamo che sia rimasta in linea perché dopo i nostri inizi, sai, molti potrebbero anche pensare, chi me lo fa ma noi speriamo sì. Che lei non abbia cambiato idea e dovrebbe essere con noi per questa prima puntata del secondo centenario di Race Off, Paola Palmieri. Ciao Paola. Ciao, buonasera a tutti, come state? Ciao Paola, ciao. Noi stiamo bene, grazie che sei rimasta con noi, anche tu sei caduta nella trappola. Che pazienza che hai. No, una cosa che quando hai a che fare con i cavalli, poi la pazienza ti viene per qualsiasi cosa. Insomma. Ah, è vero, hai ragione. Allora, è vero. Questo non ci avevo pensato. Facciamo, vabbè, che tu pensi già, questo è una cosa che ti stai allargando già più del dovuto. Che tu pensi, tu credi, ma non pensi. Sì, no, allora facciamo un po' la cronologia di come abbiamo incrociato la Paola. Allora, la Paola l'abbiamo incrociata perché essendo diventati amici anche della, la chiamiamo la moglie di Mario Rivara, ma c'ha un nome e un cognome, Rita Milanese o Milanesi, mi sbaglio, te lo ricordi tu Paola, magari la Milanesi? Io so sì. Milanesi, poi potrei anche sbagliare. Allora, perché... in amicizia la chiameremo Rita Milanesi, nonché moglie di Mario Rivara. No, guarda, allora ti posso... Sì. Scusa se ti interrompo. Devi. Siccome nell'associazione delle donne, di cui io sono presidente, sì. Io ho Rita Rivara. Ah, è Rita Rivara, ok. Io invece la volevo dire anche con il suo cognome da nubile, però ovviamente è Rita Rivara. Di quello parliamo, no? Anche perché poi tra le altre cose lei è stata la moglie di questo grandissimo personaggio dell'Ippica, sì. Che chiaramente è stata anche una spalla molto forte per Mario, certo. Quindi per questo noi la ricordiamo
Rita Rivara, perfetto. Allora, Rita Rivara un giorno parlando, visto che lei ci ha fatto conoscere tante persone, una tra l'altro Pino Rossi, che, scusatemi, rubo un secondo, non è riuscito a mandarci in tempo il suo contributo vocale per salutarci per i 100 anni, per le 100 puntate, 100 anni di Race Off, me l'ha mandato qualche giorno dopo, addirittura dicendomi: guarda, vi ringrazio che siete state, purtroppo non sono riuscito a fare in tempo, però ha detto che ci ringrazia e ci ha fatto i complimenti per l'accento, quindi salutiamo ancora Pino Rossi, altro amico che ci ha presentato Rita Rivara, e tra questi appunto c'è Paola Palmieri, che noi abbiamo provveduto a chiamare e che sono contento di avere qua. Paola, allora innanzitutto, tu come conosci Rita? Allora, fondamentalmente, al di là di qualsiasi cosa, io sono giornalista. Okay. Ho iniziato nel calcio, poi a un certo punto mio zio, che è un allevatore di cavalli al trotto del sì. Meridione, sì. Allevamento Galdi. Sì, e dopo ci arriveremo. Fa, sì. Mi fa, dice, ma non capisco perché non fai qualcosa nell'ippica, visto che tutta la famiglia è nell'ippica. Sì. Ho detto, beh, in effetti hai ragione, e al che lui mi ha procurato il primo lavoro nell'ippica, che è stato quello delle aste, cioè leggere il catalogo delle aste. Ok. A Settimo Milanese, quando le aste ancora era il 1991. Beh, non è un brutto inizio, però, perché le aste in quegli anni lì era tanta roba. Era tanta roba, era bello, era divertente, e lì ho conosciuto chiaramente tutto il gruppo romano, sì. Riccardo Mazzarini, Arianna Lizzi, Claudio Poggiani, William Martellini, eccetera eccetera. E poi da lì è cominciata che la mattina andavo a Tor di Valle e ho cominciato ad attaccare i cavalli, e mi hanno insegnato con vari personaggi chiaramente conosciuti nell'ambiente romano, no? Uh-huh. E ho cominciato. Non era il primo approccio, naturalmente, perché il primo approccio è stato negli anni di Fritton Gall, quando, ecco, quando Tonino Luongo aveva la scuderia anche a Tor di Valle. Sì. E quindi io qualche volta andavo la mattina e cominciavo le prime esperienze con i cavalli, ma devo dire la verità, abitavo troppo lontano a quell'epoca, quindi diventava veramente problematico raggiungere Tor di Valle. Quando invece è capitato dopo, io abitavo vicino Tor di Valle, quindi sì. È stato poi dopo una cosa molto naturale. Sì. E poi vabbè, tutto il resto. Ho cominciato a correre nella categoria dei giornalisti, mi sono divertita tantissimo, primi anni non facili ovviamente, però poi dopo sono arrivate le soddisfazioni e sono andata sempre avanti. Ascoltami Paola, ti posso rubare un attimo, perché hai citato un cavallo che fa parte della storia del nostro trotto, no? E questo Gal finale poi dopo appunto è un marchio di fabbrica, quindi molto vicino a te, e per cui mando un contributo che ovviamente sarà solo audio, che però vi prego di ascoltare con gusto, con tanto gusto. 8 cavalli in prima fila, 7 in seconda fila. Cerca di difendere lo steccato Falco d'Assia dall'attacco, vediamo, di Fingent B, ma c'è la rottura di Falco d'Assia, che perde metri preziosi. Va al comando Feiston Gall nei confronti di Fenech OM, è partito benissimo con il numero 13 Fillage, che serra sotto, ma Fiorino Belle pronto a mantenere la seconda posizione nei confronti del compagno di allenamento Feiston Gall. Ora Masucci concede spazio in corda a Fenech OM, dopo 200 metri di gara conduce Feiston Gall nei confronti di Fenech OM, poi Fillage all'esterno, quindi Fiorino Belle, poi vediamo ancora che Flamingo M è partito nelle posizioni di retroguardia, in terz'ultima posizione è Futuro Red, mentre Favretto sta operando un gran volo all'esterno di tutti ed ora è andato ad affiancare il leader Feiston Gall. Antonio Luongo procede con Feiston Gall dopo
600 metri di gara a ritmo abbastanza sostenuto, ma direi non forsennato. Sa che in scia ha la cavalla da battere che è Fenech OM. Vediamo che anche Futuro Red con Edi Gubellini sta risalendo posizioni. Scorgiamo in quinta posizione anche Flock Pra, poi vediamo un tentativo in terza ruota da parte di Flysong Gar che tenta di aggirare Fabretto. È uno speed veramente notevole quello prodotto da Flysong Gar, che va ad affiancare il leader Feiston Gale in seconda posizione alla corda e Fenech OM, mentre rompe Fabretto quarto in corda. Vediamo Fiorino Bell che precede il Biasuziano, Fingent B, poi Far West LP, poi vediamo ancora Futuro Red che tenta di avanzare per corsie molto molto onerose. Intanto anche Fistil produce il suo sforzo in terza ruota. Mancano 500 metri alla fine di questo derby, mentre incappa in un errore ed è squalificato Fistil. Vediamo che anche Futuro Red ha sbagliato, quindi la corsa perde uno dei suoi protagonisti a 300 metri dalla fine della corsa. E Feiston Gall che conduce nei confronti di Fenech OM, mentre si fa sotto anche Flamingo OM. È un finale che si prevede davvero palpitante, con Feiston Gall sorretto da tutto il pubblico dei numerosissimi napoletani e inseguito anche da Fiorino Bell. Feiston Gall alla frusta di Tonino Luongo sembra poter prevalere, è attaccato da Fenech OM, ma il traguardo è vicinissimo, va a vincere Feiston Gall nei confronti di Fenech OM, poi Flamingo M, l'altro mangioliano, quindi Fingent B, poi vediamo al quinto posto Fico di Lecce. Dunque è stata la conferma di Feiston Gall. Ecco, abbiamo riapprezzato le gesta di questo cavallo che, diciamo, credo che Paola possa confermare è stato un po' un reuccio, a maggior ragione di quello che è l'allevamento di famiglia. Feiston Gall che in questo derby appunto vince col tempo di 1.17.4 con Tonino Luongo alle redini. Che ricordi hai di questo cavallo, Paola? Allora, guarda, premetto che in famiglia erano impazziti tutti, chiaramente. Considera che erano gli anni in cui a Napoli c'era anche Maradona. Quindi, non vi siete fatti mancare niente allora, tutto lì. Quindi puoi immaginare. Certo. Vinceva il Napoli, vinceva Feiston Gall, quindi era un continuo. Poi a Napoli il trotto è molto sentito, è molto partecipato, pertanto puoi immaginare. E io proprio attraverso Feiston Gall mi sono proprio appassionata e avvicinata, perché mio zio chiamava la sorella, che era mia madre, sì, e diceva: vieni, stiamo venendo a Tor di Valle perché corre Feiston Gall. Non era del derby, era un'altra corsa, certo, di categoria, no? E dice: vieni che corre Feiston Gall, andiamo, ci vediamo ad Agnano perché corre Feiston Gall. Magari il Triossi, magari il Triossi. Anche perché ha vinto anche il Triossi, ha vinto tra le tante che ha vinto, sì. Sì, ne ha vinte tante, ha vinto a Bologna, ne ha vinte tante. Comunque, e chiaramente, sai, tutti quanti seguivano questo cavallo, anche perché voi sapete un pochino la storia di Feiston Gall, no? Che è stato venduto tre volte, due volte, ed è tornato due volte indietro, poi è andato a Tonino Luongo e ha detto: vabbè, lo prendo io questo cavallo, io avevo la mamma, sì, quindi lo prendo io. Ed è andato da Tonino e poi ha fatto quello che ha fatto. E sì, come, tra l'altro curato da Massimo Finetti, ho letto nella storia. Esatto. Quindi diciamo che c'è tutta una storia dietro bellissima. Insomma, comunque un cavallo che è stato molto molto generoso. Aveva anche lui qualche piccolo acciacco e vabbè, purtroppo con i cavalli da corsa è così, però resta questo grande campione, soprattutto, certo, nel cuore dei napoletani. Certo. Ascoltami, che adesso devo mettere. È stato, guarda, l'ultimo, scusami? È stato l'ultimo derby, sì, con un montepremi al di sotto del miliardo, perché poi dopo fu portato, aumentato la dotazione del derby.
Beh, non è stato il massimo della fortuna, quindi vince proprio l'ultimo, no, al di sotto. No, ecco, proprio... però, no, però questa è una notizia. Certo, di cronaca. Certo, assolutamente, assolutamente. No, volevo provare a mettere in difficoltà Big Mo, perché sai che il mio divertimento stare con lui è, visto che lui sa quasi tutto dei cavalli, infatti tu, lo chiamano, ti chiamano l'enciclopedia a due zampe, quindi fai tu. Mi sembra che fosse Keystone Spartan, mio padre. Quindi esatto. Sa anche già la domanda. Sa anche già Keystone la domanda. Io non Spartan. Lo sopporto. La mamma? E la mamma? La mamma non me la ricordo. Andiamo! La mamma non me la ricordo. Adicella, Adicella. Ah, è vero, è vero, è vero, è vero. Ecco, è vero, è vero, è vero, è vero. Ho avuto un vuoto di memoria. Ci pensavo... per farti rifare. Ci sta, perché è una certa, poi la memoria, sai com'è. Dimmi un po'. Moreno, dalla parte paterna di Adicella, che cavalli troviamo? Sì. Perché ce n'è uno che c'è una linea molto importante, la linea paterna di Adicella. Vediamo. Mi sembra Tornese. No. No, non è Tornese. Diciamo che no, si inizia da Pharaon ed Helwan, che portano a... Vabbè, esatto. Oriolo. Comunque, sì, Oriolo. Sì, Oriolo, poi Steno, Oriolo, Pharaon, Steno sì. Con Ulpia dato a Adicella. Sì, sì. Questo era... Sì, non sei in forma però, No. No, proprio... Che mi ricordavo che c'era del sangue francese, però non mi ricordavo se era Oriolo o Tornese, che poi... Mi scendono tutte e due da fare. Quindi... Ascoltami, ma non è che stiamo parlando di due anni fa. Stiamo parlando di 30 anni fa, sì, 30, sì, più. E comunque ripeto, i cavalli ne sono passati tanti. È vero che Winston Gall fa parte dalla parte credo affettiva della storia del trotto di quegli anni lì, molto di più, perché è stato un cavallo che ha avuto tanti tifosi, posso dirlo, Paola? Sì, sicuramente, anche perché io mi ricordo delle immagini da Bologna, veramente un sacco di appassionati che l'hanno seguito. Va bene, comunque torniamo adesso un attimo anche a te, no? Allora tu sei imparentata con l'allevamento Galdi, ecco, diciamo così, ma poi te hai fatto tante altre cose, parti da giornalista, hai battuto le aste, poi ho iniziato a lavorare per il canale televisivo, dove appunto seguivo era prima Teleippica, no? Quindi sì. Io andavo, mi facevano fare un po' di tutto, dal galoppo al trotto, quindi Napoli, Aversa, Ponte Cagnano, Roma, Napoli galoppo e trotto, Roma galoppo e trotto, poi mi hanno mandato a Grosseto, poi insomma ho girato parecchio, poi chiaramente le cose piano piano nel tempo sono mutate e sono andata, mi sono un po' fermata con... diciamo le piazze romane, no? Sì. A Roma Capannelle, sì. Dove ho anche fatto la cronista, che non è stato facile, devo dire la verità, cioè sembra tante volte se leggo dei commenti, no? Sì. Però non sono tanto d'accordo su questi commenti, perché non è facile onestamente. Anche perché se sei pure proprietario nel frattempo ti succedono delle cose che non è piacevole. Per esempio te ne racconto una. Sì, sì. Allora, io avevo questa cavalla Zeta Gall, dunque la mia prima cavalla da proprietaria si chiamava Paola Gall, da Paynibs e Brendola. E Brendola, esatto. Una cavalla che non ha mai vinto, però era sempre piazzata e andava anche bene, perché andava da 1,17, quindi insomma, voglio dire, il suo record di 1,17 l'aveva fatto. Certo. E poi dopo Paola Gall c'è stata Zeta Gall. Zeta Gall che correva in Gentleman, guidata da Claudio Icardi, e sì. Io ero in postazione cronache. A un certo punto guardavo le false partenze e tutto quanto, mi giro e non vedevo più la cavalla. A un certo punto vedo la cavalla in piedi, i cardi per terra.
e io dovevo fare la cronaca. Oddio, e ora che faccio? Oddio, perché l'istinto era quello di correre all'ingresso pista per certo. vedere se era successo qualche cosa. Per fortuna l'allenatore mi fece un cenno dicendomi tutto a posto, non ti preoccupare, la cavalla andava in corsa. E poi niente, si piazzò, mi pare, adesso non mi ricordo bene, chiaramente sono passati tantissimi anni. Certo. Ma la cosa bella era io sopra la torretta della cronaca e tra le altre cose in corsa e cercavo dove era la cavalla, quindi ogni tanto mi perdevo quello che succedeva in testa alla corsa, perché è una cosa difficilissima. È certo. una cosa difficilissima, però vabbè. Ma tra l'altro, già improvvisarsi a fare i cronisti per me non è facile. Io per diletto ogni tanto ci provo, ma francamente è molto meno banale di quello che sembra. Perché avere i tempi, avere la lettura, avere non è così semplice. Non è facile per niente. Anzi, io faccio, mi piace, approfitto per fare i complimenti a tutti i ragazzi che fanno. A tutti coloro che fanno le cronache, trot e galoppo sì. e ostacoli, sì. perché veramente chi l'ha fatto, io poi tra altre cose, pure lì una cosa stranissima, mi chiamano il 30 dicembre e mi dicono, dice guarda Paola devi firmare il contratto per l'anno successivo. E io faccio, va bene, dice c'è un particolare che devi fare anche le cronache. Ma io non l'ho mai fatte le cronache, come faccio? Dice, guarda, devi fare pure le cronache, altrimenti non niente interviste. Dice, tutto collegato. E quindi ho accettato. Ho detto, non so che cosa potrà succedere. E il Trenti, il giovane Francesco Trenti, mi disse non ti preoccupare, anche se sbagli lo capiamo, perché io andavo in cronaca il 1 gennaio, quindi dopo 48 ore, e quindi o passavo la sera di Capodanno a fare le cronache davanti al televisore o non so come che cosa sarebbe uscito fuori. È veramente una cosa pietosa le prime corse. Le prime cronache. Beh, tu pensa adesso, tu non avrai avuto occasione che io e Moreno ci dilettiamo nel nostro My Corner all'ippodromo, che l'ippodromo ci ha concesso, e ogni tanto facciamo Oggi le cronache, che richiama e scimmiotta un po' praticamente Oggi le comiche, che noi ci ricordiamo bene, che cosa andava il sabato pomeriggio, il sabato pranzo, non mi ricordo, con Staglia Olio e Buster Keaton, ecco, e in due facciamo fatica perché fa stare dietro a tutto, anche se lo facciamo in tono ironico e scoppiazzando un po' quelli che fanno ridere, e però ci rendiamo conto che non è banale, ecco. No, quindi no, mi unisco ai tuoi complimenti. Tu Moreno che dici? E noi che possiamo dire tutto, esatto, perché noi non ci giudica nessuno, perché siamo lì per dire stupidaggini, esatto. Quindi diciamo più stupidaggini che cose, certo. Giuste, quindi cioè, è difficile così, quindi posso immaginare, soprattutto fare le cronache al galoppo. Io il galoppo passerei perché non si vede niente, non si vede, quindi cioè, già partono a 2400 metri, poi hanno quel numerino lì che c'è la gamba del fantino che lo copre, quindi lì c'è da impazzire, lì bisogna conoscere le giubbe, bisogna conoscere tutto, proprio il galoppo per me è tremendo. Ecco, raccontaci Paolo, è vero quello che dice Big Mo? Sì, però in genere, allora nel trot si conoscono le giubbe, sì. In realtà. È un discorso di giubbe, perché altrimenti è vero, tante volte il numero, poi i fantini al galoppo hanno anche il cap che generalmente è colorato, quindi tu sai che quella giubba magari ha, io per esempio ho la giubba al galoppo arancione con la V blu, però è tutto il cap è tutto arancione, quindi quando vedi una cosa arancione, quello è la Palmieri, okay. Non fa per dire. Oppure che ne so, ci sono altre giubbe che hanno a spicchi oppure a due colori oppure tutte blu, insomma, quindi diciamo è da quello che se ne accorgono, ecco. Sì, però devi conoscere tutte le giubbe, perché cioè, non è semplice conoscere tutte le giubbe. E quindi sai, al trotto te la cavi con numero lo vedi, sai, te la cavi, ma al galoppo cioè, conoscere tutte le giubbe anche, certo, questo non è semplice. No, non è semplice, è vero che anche al galoppo ci sono delle giubbe storiche, no? Quindi tu sai benissimo che la bianca con la croce di Sant'Andrea rossa è
l'addormello. L'addormello? Sì, 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 sì. Però ce ne sono tante, no? Sì, sì. Tipo quella del... Sì, ma difatti. Ce ne sono tante storiche, però effettivamente devi conoscere molto molto bene le giubbe. Poi sì, è anche vero, sì, per esempio, noi nel trotto riconosciamo anche il guidatore, per sì, esempio. Sì, e chi sì, è esperto sì, di per la giubba del guidatore che... riconosce il fantino da come sta in sella. Sì. Quindi diciamo che anche questo, però insomma... non è facile, ecco, non è vero che è facile, è sì, una cosa che devi prestare molta attenzione, devi stare attento, quindi potete immaginare la prima volta, che la prima, mica solo la prima, le altre che disastro, insomma, ci è voluto un mese. Ma tu hai iniziato a fare le cronache del galoppo o del trotto? No, no, del trotto. Ah, del trotto, trotto, del trotto, ok. Del trotto, io a Tor di Valle. A Tor di Valle. Per quanto tempo l'hai fatto più o meno? Un anno. E poi dopo, vabbè, è successo che sono cambiate un po' le cose perché è nata la televisione ippica, quindi chiaramente è cambiato un po' tutto. Siamo andati a lavorare appunto nella sede, che avevamo iniziato con il canale blu, vi ricordate? Sì, la corsa sì, ogni 25 minuti, sì, quindi una tragedia. Però vabbè, poi è diventata la televisione ippica, che con i servizi, le cose, insomma, è andata avanti la cosa. Certo. Allora, bello, se mi permettete, vi racconto un piccolo nanetto, come dicevano a quel gruppo di guidati da Arbore, che come si faceva a non volergli bene. Comunque questo nanetto è questo, a proposito della difficoltà di riconoscere i cavalli al galoppo. Io non sono appassionato di galoppo, sono molto appassionato, quasi malato di trotto, no? Perché? Non lo so, non ho mai capito perché. Sono stato anche negli Stati Uniti a vedere delle corse al galoppo e a Pompano per al trotto, e onestamente sono poi tornato a Pompano, non sono andato a vedere nell'altro ipodromo. Ma vabbè, questo... Allora, al Gulfstream Park stai parlando? Esattamente, Gulf and Park, esatto, esattamente. E potevo andare più o meno equidistante, poi alla fine andavo sempre a pompa, non andavo mai dall'altra parte. Ma vabbè, e le corse al trotto mi piacciono di più e vabbè. E 10 giorni fa, guardando, era un pomeriggio che stavo guardando un po' le corse, dico voglio guardare qualcuno al galoppo. Ed eravamo in un'impiata a Tampa, credo, negli Stati Uniti, e leggo, guardando un po' i cavalli che correvano, un cavallo grigio. No. Allora, visto che faccio fatica a riconoscere i cavalli, dico, beh, quello grigio lo riconosco. Erano sei cavalli, cioè, è grigio, questo vuol dire che... Per cui faccio anche la mia piccola scommessina, gioco i 3 euro vincente, per dire così mi godo la corsa. Certo, la vedi meglio. No? Su 6 cavalli ce n'erano 5 grigi. Ecco. Io sono arrivato alla fine convinto di aver vinto. Tanto tutti, ce n'era solo uno nero che non era arrivato e mi sembrava che fosse il mio che era davanti. Niente, non era quello. Comunque l'ho perdito. Come si dice nella scommessa cavallo bianco mai stanco. Ma erano 5, non ero mai stanco nessuno. E io ho perso, benissimo. Ecco. No, vabbè, scusatemi, ma mi andavo di ricordarlo, no, perché no, ci sta secondo bello. Me. Troppo bello. Guarda, io ho un ricordo di Pompano Park, no? Sì. Nel 96. Nel 96 erano gli anni di Moneymaker, giusto? Sì, sì, sì. Erano gli anni di Moneymaker e Moneymaker veniva a correre in Italia, venne a correre a San Siro la sì, prima volta. E, io ero a Pompano Park e andammo chiaramente in ippodromo. E dice, ah, ci fanno entrare, non ci fanno entrare, ma no, non ci fanno entrare. E io con la mia faccia di bronzo andai lì e disse, salve, sono una giornalista italiana, della televisione italiana. Vorremmo fare un giro nell'ippodromo per poter fare un servizio. Questi non ci hanno capito più niente, chissà che cavolo hanno capito. Sì. Hanno preso, sono ritornata alla macchina dove mi aspettavano, sì, io e 2 poliziotti. E questi spaventati perché di solito io ho 2 poliziotti e invece in realtà erano andati ad accoglierli perché io avevo detto no, io sono con 2 guidatori professionisti italiani, allora
sono venuti a prendere, ci hanno portato dentro, poi ci hanno lasciato liberi e dice: ma che gli hai detto? Che sono giornalista italiana, che stavo con due professionisti. Mentre stavamo passando, dice, e io do una botta alla persona che mi stava vicino, faccio: ma quello non è Wally Hennessy? Sì. Ma che sta di che Wally Hennessy porta il cavallo al paddock? No, no, quello è Wally Hennessy. E io: scusi, lei è Wally Hennessy? E lui fa: sì, sono io. Ah, io sono una giornalista italiana. E allora quello: ah, grandi! Ci ha portato in scuderia, ci ha fatto vedere le fotografie di Moneymaker, i primi anni che correva, il primo anno che correva con i Lacconi. E sì, quindi, e poi vai a vedere una cavalla bellissima, no? che trottava pure bene, tra parentesi, e noi ci siamo passati questa giornata bellissima con Wally Hennessy, che se non fosse stata per la mia faccia di bronzo che andavo lì e rompevo le scatole a tutti, non l'avremmo mai passata. Che poi lì dentro l'ippodromo, tu lo, se ci sei stato lo sai, insomma, ci sta tutto, tutto, c'è tutto, tutto, hanno tutto, partendo dal sellaio che vende fino anche le cinte, no? Cioè, noi diciamo sì, la capezza col nome, no? E invece lì c'hanno pure la cinta col nome, ma per il cristiano, no, per il cavallo, insomma. Certo. Quindi è stato bellissimo. Guarda, anche io ero quegli anni lì, perché io ero là nel 95, quindi si sì, erano proprio quegli anni lì. Anche io rimasi, perché dalle nostre strutture andare in quegli ippodromi lì, capisci, certo, che non è la stessa cosa, ecco, diciamo, non è la stessa cosa. No, 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 no. E poi invece io me ne andai al Gulfstream Park, sì, perché ho detto: scusa, sto qui, non vado a vedere dall'altra parte. All'epoca il galoppo ci andavo solo per fare le interviste, non è che sì, come adesso, che magari ho un interesse un pochino differente. E dice: ah, ma no, ma che ci vuoi portare al galoppo? Ma che sei di? E ho detto: vabbè, io vado. E andai al Gulfstream Park, dove correva Frankie Dettori. Eccoci. E Frankie Dettori vinse il Gran Premio. Quindi io mi trovai lì, tant'è vero che ho detto: meglio di così non mi poteva andare, ovviamente. Per ovvie ragioni. E lì scoprì il grande marketing che loro hanno. Sì. Perché mentre a Pompano erano corse di routine, brava, vero, che già in quell'anno avevano dismesso il centro di allenamento di fronte. Non so se te lo ricordi il centro allenamento, nel 96 lo stavano già dismettendo. No, non me lo ricordo, mi ricordo bene la struttura dell'ippodromo, un po' le scuderie, ma nel centro allenamento no, non mi ricordo. Vabbè, io perché osservo sempre un pochino con attenzione le cose. Sì. E poi andai lì al Gulfstream Park e io entrai, feci un biglietto normale, non dissi nulla, insomma, così, e mi dettero un cuscinetto carinissimo con scritto il nome dell'ippodromo e della corsa. Quando poi tornai in Italia, svuotai il cuscinetto e lo usai come portacasco. Ah, ecco, e da quel giorno è diventato il mio portafortuna. Uh-huh. Sono cose. No, ma noi viviamo, Race Off vive di racconti, di aneddoti, delle storie appunto di cavalli, di ippiche, questo è assolutamente più che degna di farne parte. Ma ascoltami, ma ti chiedo appunto, allora, questo cuscinetto porta fortuna, tu ovviamente allora il 3 di maggio del 92 ce l'avevi con te. Perché il 3 di maggio del 92? Perché proprio il 3 di maggio del 92? Perché il 3 di maggio del 92 Paola Palmieri a Taranto, con le redini lunghe, vince il premio Cavalli e Corse con un o una cavalla, adesso lo vado a vedere perché non è specificato, non so se lo capirò mai. Diciamo che è un non lo trovo, maschio. Gino Isso. Gino Isso. Che storia quel Gino Isso. Allora, vai. È una storia. Allora, vabbè, non è stata la prima corsa che ho vinto. No. Io ho visto quella. Mi è venuta quella. Allora, Gino Isso era un cavallo che era a Taranto. Sì. Il Ermanno Martellini era andato a Taranto. E sapendo che dovevo correre io, disse: ti do un'occhiata io a qualche cavallo che potresti guidare. E lui vide in una corsa questo cavallo
però disse è un po' complicato perché porta troppe cose da farglielo guidare, quindi lui andò e fece una sorta di race off con questo cavallo. Bravo, poi mi lo piace. Cambiò, uh-huh. Lo cambiò e poi mi fu dato partente e io ho corso e ho vinto anche facile con questo cavallo. Solo che il problema è che sull'ultima curva, siccome io giravo di fuori, io avevo paura che mi battesse l'avversario che c'avevo di dietro, che invece era stato acquattato e quindi veniva su con un altro passo. Allora io, per mettere paura al cavallo, invece di fruttare in avanti, sì, frustavo laterale, in modo da cercare di mettere in difficoltà. Certo. Non se ne è accorto nessuno. Comunque e l'hai passata, e l'hai passata. Ma ti ricordi la prima vittoria qual è allora? La prima vittoria qual è stata? Te la ricordi? Allora, sì, a Tordivalle. A Tordivalle. Io dovevo, allora ero andata ad Agnano, avevo lavorato un cavallo che si chiamava Lerwick, anzi avevo guidato un cavallo che si chiamava Lerwick. Dovevo, c'era la corsa giornalisti a Roma, io ero arrivata terza con questo cavallo e Salvatore Valentino mi disse: Paola, non ti preoccupare, te lo do partente anche a Roma, ti ci sei trovata bene, era un cavallino molto svelto in partenza, dice, quindi ti levi da tutti gli impicci, vai davanti, vai nelle prime posizioni, almeno ti diverti. Sì. E non era qualificato. Sì. Quindi io grandi pianti, perché non avevo cavallo, ero rimasta praticamente senza cavallo. Sì. Al che, mentre stavamo lì, a un certo punto c'era Guido Carpentieri che aveva questo cavallo suo. Mm-hmm. Dice, guarda, c'ho Nardo PL, se vuoi ti do partente. Dardo PL? Nardo. Ah, Nardo PL, ok, sì. Nardo. E quindi io dissi sì, ti ringrazio, e andai a correre, si mise bruttissimo, quasi di galoppo completo sull'ultima curva. Una volta raddrizzato, prese un fugone suo cavallo e passò tutti a riederci e grazie. Io non ci credevo, non ci volevo credere. Fu la prima vittoria, ma proprio disperata, perché poi quando pensi di guidare un altro cavallo, quindi hai la mente a quel cavallo e ti hai rifatta tutte le possibili schemi con quel cavallo, ritrovarti così per rimanere senza cavallo fu drammatico, ma chiaramente poi la fortuna, la sorte ti ha rimborsato sì, il disagio. Quella è stata la prima vittoria. Poi ce ne fu un'altra bellissima, però dopo un po'. Mm-hmm. Ma bellissima perché è stato bello il dopo, perché io guidavo questo a Montecatini, questo cavallo Macabelle, che era stato un ottimo cavallo, tra le altre cose aveva fatto il circuito classico a 2 anni. Mm-hmm. E il cavallo che praticamente non era facile da guidare, e quando doveva andare sempre in compagnia, perché se no girava indietro e usciva dalla pista, ma girava proprio, andava fuori dalla pista, una cosa impressionante. E infatti io mi mettevo, quando entrai in pista mi misero a fianco a un altro cavallo e disse: non lo lasciare mai, dice, ti prendiamo noi dietro la macchina con la lunghina e te lo teniamo. Ah, va bene, io ero terrorizzata, ho detto oddio. Insomma, 1, 2, 3, guarda, era 2000 metri a Montecatini la corsa, tra le altre cose. Guarda, non andare in corda. Come non andare in corda? Sono 2000 metri la corsa. 2040 in pista metri, piccola, come... Pista piccola, 280 curve all'esterno. Non andare in corda. Vabbè, 1, 2, 3, partiamo. Io mi metto in corda. Mi ricordo che non dovevo stare in corda dopo 400 metri. Dopodiché, fatemi uscire. Ecco, con il povero Panzetta di Taranto, che lo metto anche un po' in difficoltà, perché chiaramente Mimmo fammi uscire, perché io chiaramente strillavo che non lo reggevo, ovviamente, perché sì. Lui dice: ma scusa, stai in corda, dove vai? E senza sapere chiaramente quali erano le cose, e niente, vado, vinco. Dopo la corsa, bellissimo, così Bellei che mi prendeva in giro, dice: sei un fenomeno, sei meglio di me, tutte queste cose qua, no, per ridere, prendermi in giro.
andiamo al ristorante, sì. Vivaldo Baldi si alza, viene, mi abbraccia e mi fa: mi hai fatto emozionare. Wow. Dopodiché mi si sono riempiti gli occhi di lacrime, perché cavolo, Vivaldo Baldi stiamo parlando, cioè non un guidatore qualsiasi. Certo. Si è emozionata per una corsa giornalisti, non ci posso credere. E niente, e poi dopo tutti quanti: no, ma Vivaldo Baldi ti è venuto a fare i complimenti, ma non ti rendi conto? Io mi rendevo conto, però ero talmente frastornata perché non me l'aspettavo, ovviamente. Certo. Però questa è una cosa bellissima, che è un ricordo indelebile, indelebile. Beh, comunque indelebile. Anche dal modo in cui lo racconti, Paola, si vede che hai un bellissimo ricordo, una bella esperienza di quegli anni lì. Beh, si vede da come lo dici. Sì. Non... Beh, guarda, allora, io nel 96 ho vinto il titolo italiano. Oh, cominciamo a fare un po' il palmarès. Io nel 96 ho vinto il titolo italiano, sì. Con le classiche tre prove, con guide a sorteggio, quindi non è che, sai, durante le prove di campionato tu magari te lo sceglievi il cavallo, lo guardavi, parlavi con l'allenatore, lo chiamavi, dice: senti, c'è una corsa giornalisti. All'epoca i premi delle corse giornalisti erano tante, le corse, perché erano tassati al 50%, sì. Quindi chiaramente anche come somme vinte al cavallo gli andavano la metà. Ovvio, certo, no? Certo. E quindi c'erano un po' di cose fatte ad hoc, e quindi, però, quando erano poi le finali dovevi dimostrare, perché certo. Erano a sorteggio, quindi chi ti capitava ti capitava, certo. Ma in effetti è lì che si vede un po' meglio la capacità di improvvisare una guida. Sì, esatto. E nel 96 ho vinto il titolo italiano, perché io a Roma, la prima finale a Roma, non feci niente. Sì. La seconda finale ad Aversa vinsi con Riri, cavallo che... Riri, sì, che era, ce lo guidò poi dopo poco Pepe Ruocco, l'aveva guidato, ci aveva vinto la Tris, quindi cavallo che era... Cavallo di Romeo Gallucci, qui mi dice nelle note. Sì, però l'aveva guidato nell'occasione, mi pare, Peppe Ruocco, nella tennis, sì. Lo guidò Peppe Ruocco. Sì. E poi l'ultima finale, non mi riesco a ricordare il nome del cavallo. Perché guarda, io sei arrivata terza? Sì, con la Lepanto AS. Lepanto AS era un cavallo che partiva forte, c'aveva solo un problema, che... No, mi pare che era Lepanto. Sei sicuro che era Lepanto S? Qui mi dà Milano terza Pantè. Con Lepanto S, mi dà. Poi magari può non essere quella la corsa, Milano, no, premio dei giornalisti finali, risulta terza con Lepanto S. E allora era quello. E mi ricordo che questo cavallo si allargava molto in retta d'arrivo. E mi avevano detto che si allargava un po', ma non che si allargava tanto. Sì. Quindi fui infilata da dentro e vabbè, terza, però vinsi lo stesso. A quel punto arrivò come un razzo dalla tribuna Alfredo Pollini: campionessa, campionessa, strillando come un pazzo, perché lui quell'anno aveva vinto il titolo italiano guidatori. Perfetto, quindi... E Pierfrancesco Mauro aveva vinto il titolo italiano Gentleman, ok. Tutto e di Roma. Sì. La Roma Connection, nel 96 Roma Connection, eh? Esatto, quindi chiaramente era tutto contento lui, e vabbè, poi chiaramente la sera fece SNAI, organizzò la cena e tutto quanto, tutto molto bello, bellissimi ricordi. L'anno successivo arrivai terza, poi altri anni ho fatto le finali, però chiaramente... sempre con le guide a sorteggio, quindi certo, chiaramente a quel punto certo. Arriva il caso, se sei fortunato o meno, quindi non si tratta neanche tanto di guidare bene o guidare male, si tratta di sapere improvvisare e vedere la fortuna. Guarda, ne parlavamo con Maisto in una puntata in cui l'abbiamo avuto ospite, che purtroppo lui a Cesena nel Super Frustino non ha mai avuto fortuna, appunto si diceva, è chiaro, è che vero, sai, in quelle serate lì, e di sicuro Maisto è uno capace di guidare, su questo non ci sono dubbi, no? Però è chiaro che in quelle competizioni un po' a sorteggio devi avere anche la fortuna dalla tua. Ascolta Paola, adesso ti volevo riportare un po' a quella che è la parte più allevatoriale, perché insomma l'allevamento GAL ha dato tantissimi puledri, e poi ti volevo che tu mi raccontassi
raccontassi anche un po' della tua attuale attività nel galoppo, perché non è solo quella di giornalista. Per cui partiamo un attimo dall'allevamento GAL e poi rispostiamoci alle corse. Vai. Allora, pensa che l'allevamento Galdi nasce da mio nonno. Mio nonno nel 49 aprì l'allevamento. Lui montava a cavallo, tra le altre cose, perché faceva parte della veniva dalla scuola dell'Annunziatella a Napoli. Cominciò chiaramente, andava a cavallo anche sul calesse, no? Sì. Classico calesse. E poi aveva questa grande passione, quindi proprio dei cavalli. Quindi lui aprì nel 49 l'allevamento, aveva anche la scuderia dei cavalli e guidava al trotto. Sì. E tutto. Lui tutto faceva, tutto. Insomma. È morto pure a cavallo, tra parentesi, perché, cioè, veramente, coerente, no, fino alla fine. Coerente fino alla fine, no, davvero, non sto scherzando. Sì. Proprio perché si sentì male dopo una corsa, però che avevano fatto sulla pista privata che avevano al centro dal centro allenamento, tornò a casa, stava male, poi purtroppo e hanno continuato i figli con l'allevamento. Nessuno dei figli ha guidato, io sono stata la prima, quindi della generazione dopo, a guidare. Poi i miei cugini, sia Pio che Adolfo, Pio Gentleman, Pio Galdi, sì. E Adolfo Galdi, allenatore, adesso anche allenatore, quindi guidatore e allenatore. Perfetto. L'allevamento c'è sempre, sono bravi, perché in questi periodi difficili loro comunque hanno sempre incrementato il numero delle fattrici e non lo hanno, difficilmente l'hanno abbassato, giusto se, sai, può capitare un periodo che magari un anno che ne hai un po' di meno perché devi eliminare alcune fattrici che non so, perché sono troppo anziane oppure perché vedi che non danno, che magari hanno problemi e tutto quanto. Però i loro bravi cavalli li hanno tirati fuori, insomma, ce ne sono stati diversi, insomma, certo. Uno degli ultimi Ribogal, poi insomma ce ne sono... Ecco, ce ne sono e qua chiamo in causa Moreno, Big Mo, perché quando appunto gli ho detto che sarei stata nostra ospite, lui subito, prontamente, ha detto "Hai Gal, quelli di Merckx ok", è vero Moreno? Sì, esatto. Usano molto Merckx ok come stallone, grandi grandi allevatrici, mi piacciono molto. Merckx ok un po' meno, probabilmente con altro sangue darebbero grandissimi cavalli, perché danno buoni cavalli con Merckx ok, perché con Merckx ok danno buoni cavalli, perché sincero, però non è quello stallone che affascina, ecco, diciamo così. Beh, guarda, adesso so che stanno, sì, è vero, hai ragione, ti do pienamente, sono concorde con te, però io so che loro fanno una scelta molto, diciamo, anche in base alle fattrici che hanno, so che hanno diversificato molto negli ultimi anni, ne parliamo spesso tra le altre cose, sì. Anzi, io ho chiesto anche, ho detto, ma non è che vi va di mettere anche qualche fattrice al galoppo, visto che tanti allevatori del trotto hanno diversificato l'allevamento, no? Sì. Grifone, per esempio. Lenzalino, sì. Lenzalino, Grifone, eccetera. Grifone, sì. Invece no, loro sono fedeli al trotto, anche se devo dire che quello che ho imparato nel trotto, quindi come ferrature, come modo di allenare, seppure in maniera differente, nel galoppo mi ha aiutato tanto, devo dire la verità. Questo sì, beh, il cavallo atleta, la fisiologia dello sport è sempre quella. Poi chiaramente ci saranno alcuni accorgimenti, perché un discorso andare al trotto, un discorso al galoppo, la velocità è completamente differente. Poi il trotto va bene tutto, invece il galoppo è specialistico, 1200 non vuol dire fare 1400 non vuol dire fare 1600 non vuol dire fare 2000, ecco, è tutto, e poi tu lo sai meglio di me, lo sai, quindi la differenza è quella. Guarda, le differenze sono diverse, perché è anche più delicato il cavallo al galoppo, il puro sangue, sì, rispetto al, sì, cavallo. Sì, 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 ne vai in pista molto meno che al trotto. Sì, esatto,
Esatto, però è anche vero che per esempio tanti accorgimenti che del trotto riportati al galoppo danno comunque, magari sistemati per il galoppo ovviamente, ottimi risultati. Sì, certamente. Comunque, come hai detto bene te, il cavallo comunque è un atleta, quindi lo devi rispettare in quanto tale. Sì, esatto. La partenza è quella, e poi dopo chiaramente devi adattare il metodo a secondo del cavallo che hai, secondo delle specialità che fa, secondo di tutte quelle cose lì. Vediamo anche a livello umano, ci sono certi personaggi che allenavano il ciclismo ieri e poi hanno allenato i maratoneti, poi adesso allenano il nuoto e hanno grosso successo sia dal ciclismo al nuoto. Perché conoscono effettivamente la fisiologia, e la stessa cosa per me nel cavallo. Pensa se conoscessero anche il bigio, ma loro non lo conoscono. Esatto, no, se Dio, il bigio qua. No, lo dico perché la Paola ovviamente non lo conosce, il bigio è una cosa, è una cosa da prendere dopo il pasto, che produce proprio la famiglia di Moreno, che è qualche cosa che ti riappacifica col mondo, e secondo me chiunque assume questa sostanza ne trarrà inevitabilmente un grande beneficio. Ma io sono tra i pochi fortunati. Un vino passito. Non è cannabis, non è un vino passito. Ma adesso a proposito di trotto e galoppo, vi faccio fare una risata. Sì. Allora, chiunque nel trotto sa che noi abbiamo delle cose di gomma che chiamiamo campanelle, che hanno diverse campanelle che non suonano. Non suonano, ma si chiamano le campanelle, sempre chiamate così. È vero. No? Allora, ero in scuderia chiaramente al galoppo e mi sento dire: mi passi i paraglomi? E io lì per lì facevo: ma che sono questi paraglomi? Mi giro e vedo per terra delle campanelle. No? Allora, no, non ridete già adesso, perché la cosa è diventata comica ancora dopo. Sì. Perché mi passi i paraglomi? Io facevo, ho detto forse non ce l'ha con me, e ho continuato a fare quello che stavo facendo. Un po', mi passi i paraglomi? Io zitta, perché ho detto: ma che sono questi paraglomi? Insomma, prima, seconda, terza, alla fine, mi passi i paraglomi? Oh, ma che sono questi paraglomi? Faccio io. Quelli lì per terra, quelli sono i paraglomi. Quelle sono le campanelle, quale paraglomi? È stata una cosa bellissima, le campanelle. Ma che sono le campanelle? Quelli servono per coprire i glomi dietro, che non si rovinano. Io: ma cosa stai dicendo? Tu lo sai che queste ci sono di un sacco di pesi differenti, fino a 200 grammi di peso, perché deve bilanciare il cavallo. Ma che cosa stai dicendo? Insomma, è stata praticamente finita quasi in rissa, perché quelli erano paraglomi e per me erano le campanelle. Ma l'hai convinto alla fine? No, poi l'hai convinto. Ma davvero le chiamate campanelle? Io ho detto: sì, noi le chiamiamo le campanelle perché sono a forma di campana. E quindi chiaramente ho detto: guarda, non ti pensare, anche queste servono da protezione, perché se il cavallo si picchia, chiaramente quelle proteggono. Certo. Oppure servono per dare peso, per dare più stabilità nei cavalli che ne hanno di meno. Certo. Ah, ho capito. Certo, che ho detto: però quelli sono paraglomi. Ho detto: no, quelle sono campanelle. Ah, non stava capito, vabbè. No, ma adesso ma passiamo alla parte del galoppo, dai, che poi dopo facciamo 5 minuti che parliamo del Belgique e poi dopo chiudiamo la puntata. Raccontaci un attimo della tua avventura al galoppo, non come cronista. No, non come cronista, E niente. Sai che c'è nel trotto, c'è questo grave handicap ancora, che forse il regolamento verrà modificato definitivamente. Nel galoppo, se tu fai e quindi hai già maneggevolezza o comunque conoscenza del cavallo e tutto quanto, vai presso un allenatore, fai il tuo bravo tirocinio, ogni 4 anni si fa un corso allenatori,
e poi puoi partecipare. Segui queste lezioni e poi vai a dare l'esame che lo dai al ministero, quindi è un esame professionistico a tutti gli effetti. Sì. E mentre invece nel trotto non puoi fare nulla di tutto questo, devi fare tutta la trafila, allievo, guidatore, allenatore, e quindi sai, un gentleman, per dire, una mattone, si trova in grave difficoltà a fare, sì, a fare l'allenatore, no? Certo. E quindi a un certo punto ho detto vabbè, proviamo. Dice, perché non fai il corso? Dice, cioè sui cavalli comunque, con i cavalli hai dimestichezza. Comunque ti piacciono, fallo. E l'ho fatto, mi sono divertita, ho preso questa patente da allenatore dal 2014, sì, già dal 2014. Da adesso alla fine della puntata ti diamo del lei, perché tu sei un'allenatrice ufficiale a galoppo. Sì, galoppo, in piano, in ostacoli ed è mezzo sangue anche, perché la patente è unificata per tutte e tre le categorie. Sì. Il mio primo cavallo al galoppo è stato un cavallo in ostacoli, che è bellissimo, bello bello come il sole, un sauro sfacciato bianco, che mi ha dato anche diverse discrete soddisfazioni, perché si è piazzato in diversi gruppi, anche un gruppo 1 si è piazzato a Merano. Però Paola, eh? Sì. Ah. Però lì da proprietaria, e lì ho cominciato a fare, diciamo, tra virgolette, esperienza. Poi ho avuto dei cavalli in Francia, perché io ho anche la scuderia in Francia, che, pensa, ironia della sorte, io ho gli stessi colori della giubba in Francia al galoppo, quindi la giubba arancione con la V blu ce l'ho, sì, in Francia al galoppo, in Italia al galoppo e al trotto. Ah, quindi, lei è uniformata, beh giusto, che sei riconoscibile, è un brand. Sì, infatti come avete potuto vedere sono 2 anni che nelle vetrine c'è tutta arancione, perché... ovvio che non poteva essere da buona giornalista esperta di marketing, hai già capito dove tirava l'aria, la corrente giusta. Esatto, non hai ragione. No, ho chiamato proprio gli stilisti, ho detto ragazzi guarda, la mia giubba è arancione con la fascia blu, vedete un po' quello che potete, esatto, fare, esatto. Dall'anno scorso che dovunque vai vedi maglie, giubbini, pantaloni, tutto arancione, quindi vabbè, che devi fare? Guarda, scusami se te lo dico, ma anch'io ho nei miei colori di quella che era il colore della mia giubba, che non ho più perché non ho rinnovato i colori negli ultimi anni, era arancione e verde. Vedi, l'arancione è un colore, come fa a non piacerti l'arancione? Dai, come fa? No, bellissimo, ma poi lo vedi lontano un miglio l'arancione. Appunto, anche uno che giochi i cavalli grigi con l'arancione potrebbe riconoscerlo, per esempio. Lo vedresti, per esempio, esatto. E ho avuto questo. La biera bianco-nera. La? No, vabbè, la biera bianco-nera. Ma guarda, sì, ma non mi dici. Come quelli degli hanno perso contro l'Inter. Penso che fosse riferita a quello, per quello che riguarda Moreno. No. Tra l'altro lo diciamo, a questo punto l'hai detto ed è giusto dirlo, io ho visto dal tuo profilo che diciamo che se vince l'Inter non ti dispiace, quindi diciamo che per te è una giornata di festa oggi. Sì, no, anche ieri sera è stata una tragedia, agli ultimi minuti volevo morire, stavo più che non guardavo la televisione che guardare la partita. E poi a un certo punto ho detto, vabbè dai, ma non si può comunque alla soglia dei 60 anni stare ancora così per l'Inter, no? Si può. A un certo punto mi giro, vedo la palla entrare dentro, è venuto giù di tutto di più, cioè i cani strillavano, anche loro abbaiavano perché dice questa si è impazzita, avevano paura. Quindi così, scherzi a parte, scusami un secondo, perché anche ieri sera Moreno ha goduto non per il calcio ma per la pallacanestro, perché la sua squadra del cuore ha vinto di un punto una partita di coppa, quindi anche lui, e la tua ha perso, ma questo non era significativo perché non c'era l'arancione, ecco, se non c'era l'arancione... perché voi siete uno della fortitudo e uno della virtù, esattamente, ma questo non è importante sottolinearlo, non è importante direi.
E direi, no, vabbè, a questo punto, guarda, a maggior ragione, sì, prego Paola, infierisci. No, non infierisco. Io sono stata una grande appassionata di basket, tra le altre cose ho fatto anche una trasmissione in una radio privata a Roma sul basket. Ma scusa, in una tua foto ho visto che c'è Kobe Bryant, non so in quale, quindi sei appassionata di basket inevitabilmente, sì, direi. Sì, perché io seguivo molto la Virtus Roma. Infatti a tutt'oggi io sono ancora, ogni tanto sento Alex Righetti e Davide Bonora. Certo. Quando loro sono qui a Roma, hanno dei campi da padel. Certo. E intanto capita che magari ci mandiamo gli auguri e tutt'oggi, perché io facevo una trasmissione di basket. Io sono molto appassionata di basket. Tra le altre cose, la squadra della Virtus Roma si allenava a 30 metri da casa mia, che c'è un palazzetto dove appunto la Virtus Roma si andava ad allenare. Io ero molto molto appassionata, mi piace tantissimo. Certo. Mi è sempre piaciuta molto. Bologna è storica come basket, non c'è niente da fare. Bologna, Siena. Ma guardi, io però comunque cambierei discorso, perché non so, ma mi viene più da glissare su questo argomento. Non vuoi dire che il basket è molto bello? No, il basket è bello, beh, a Bologna. No, è bello se tifi Virtus, se tifi Fortitudo un po' meno. In questo momento mi diverto un po' meno, dai. Vabbè. Ma ripeto, vorrei glissare, va bene? No, scusate, a parte le battute, no, sono rimasti pochi minuti e mi sembrava giusto e bello anche coinvolgere Paola nel commento di quella che è la corsa, che è l'ultima tappa prima dell'Amérique, che è il Belgique. Visto che ci sono dei nostri rappresentanti in pista, volevo rubare questi ultimi 3-4 minuti a leggere il campo partenti, poi a chiedere a Paola e a Big Mo un'idea su quello che potrebbe succedere domenica, perché domenica appunto c'è sui 2850 metri nella Carbonella di Vincennes, 120.000 euro al vincitore, questo gruppo 2 che stacca gli ultimi biglietti per l'America. Allora abbiamo con l'1 Galius, col 2 Ampia Meda SM, col 3 Mr. F. Dag, 4 Feido Seven, 5 Rebella Matters, 6 Express Jet, 7 Violetto Jet, 8 Detroit Castellets, 9 Diable du Vauvert, 10 Feliciano, 11 Gude Repré, 12 Chica de Jude, 13 Power svedese, 14 Cox Style, 15 Zakon Joe, 16 Delia du Pomerò, 17 Bahia Quesnot e 18 Davison Dupont. Allora Paola, cosa dici di questa cosa? Innanzitutto Zakon Joe, che credo che abbia comunque accesso alla Merrick per le somme vinte, che correggetemi se sbaglio, Moreno. Sì. Però ecco, come lo vedi Zakon Joe, Paola? Speriamo che il cavallo corra secondo le sue possibilità, che sono elevatissime, e secondo me è una corsa non facile. Speriamo bene, perché... Però secondo te Zakon Joe è un cavallo adatto o non adatto? Perché tanto la discussione è quella, 2850 metri, le distanze lunghe sono adatte a un cavallo come lui, anche se sotto le sapienti direttive di Jean-Michel Bazir? Guarda, Bazir ci ha abituato a cose straordinarie, quindi non mi meraviglierei affatto. E poi io Zakon Joe non lo seguo tantissimo, dico la verità. Sì. Io sono una tifosa di Vernissage Griff. Eccoci, così ci siamo anche un po' schierati, così ti voglio. Quindi io sono una... No, a livello di tifo, chiaramente, a me piacciono i sauri, no? Certo. Quindi, te l'ho detto, ma certo. Si è capito un po' da qualche tuo entusiasmo qua e là, si è capito che i sauri ti piacciono. Sì, i sauri mi piacciono, quindi Vernissage non poteva non essere uno dei miei cavalli preferiti. Purtroppo quando non riesce a partecipare, ha avuto dei problemi, è vero Paola? Ho letto da qualche parte. Sì, qualcosa. Io poi, quando sono state le ultime aste alla Maura dell'Anax, no? Che quest'anno hanno riproposto le aste dell'Anax, mm-hmm. C'era Jenny Riccio, abbiamo parlato, infatti gli ho chiesto, ho detto ma questo cavallo splendido.
E tra parentesi mi sono anche permessa di chiedergli, ma quando lo guidi tu? Lui mi fa, dice, è un impegno importante. Ho detto, se dovesse capitare una corsa di preparazione oppure una corsa, che ne so, così, perché la deve fare per forza, no? Perché poi magari i tempi diventano lunghi fra un gran premio e l'altro, allora dice, c'è caso che lo potrei guidare io. Finora non ho visto solo con Goccia d'Oro, e so che Goccia d'Oro, mi dicono che Goccia d'Oro sia fortemente legato a questo cavallo. Quindi sì, l'ho sentito anch'io da tante fonti diverse, sì, che c'è un certo legame, lo vuole guidare, certo, sempre lui. Però d'altronde i risultati lui ce li ha, certo, quindi per carità, certo, squadra che vince non si cambia, mai, esatto. Quindi, però devo dire che a me Vermissage mi piace molto, mi piace il modo di trottare, comunque sono convinta che è chiaro, più di quello che ha dato non so se possa dare, però è un cavallo che sicuramente di soddisfazione ne ha fatte togliere tante all'ippica italiana, ecco. Assolutamente. E Zaccongiò è un esperimento di cui voglio chiedere anche a Moreno, cioè Moreno, tu cosa ne pensi? Cosa ne penso? Io, come ti dico, se lo schiera Basir, io penso che, tu lo sai che io ho sempre detto che non era adatto a quelle distanze lì, però se Basir lo schiera sono convinto che sia adatto anche a quelle distanze, perché altrimenti non lo schiererebbe, non lo guiderebbe, non avrebbe la fiducia che ha, perché ha della fiducia, perché poi lui ha molti cavalli per l'America, Davison Dupont, ricordiamo, ne ha tanti, però... Fido Seven, Rebella Matters... Sì, esatto. Col fatto che lui punti molto su questo, vuol dire che lui ci ha visto qualcosa che noi non abbiamo visto. Lui sicuramente è più avanti di noi, ecco. Su questo, quindi non vedo l'ora domenica di vederlo domenica. Ecco, col 15, mi ricordo, segnatevi il numero 15 da Congio. Poi ricordatevi 15. Anche il numero 7 di Violetto Jet, perché è un cavallo a cui non puoi non voler bene, perché comunque si è comportato, sì, e continua a comportarsi bene. Anche Ampia Media SM. E Ampia Media SM con il numero 2, quindi sì, sono tre, sì, cavalli in pista in questo Gran Premio. Così è, no, Moreno... c'è anche Cox Style, eh? Non di allevamento italiano, diciamo, adesso sì, con 14 Cox Style, sì, con Bondo, allenato da Bondo, sì, che ha vinto l'ultimo molto bene, però vediamo, sì, se si riconferma. Un pronostico veloce Moreno, tu chi punteresti? Davison Dupont, Delias du Pomerau, Cinque du Jour, sono questi i cavalli. Ok. E Paola, non c'è Vernissage Griff, vuoi buttarti in un pronostico così, oppure sorvoli e dici in bocca al lupo ai concorrenti? Hai libertà di farlo. A parte che faccio il tifo per tutti i cavalli italiani, certo, chiaramente, perché questo dà prestigio alla nostra ippica, sicuramente, al nostro allevamento. Mi piace Cox Style, devo dirti la verità, mi piace, credo che si possa piazzarsi. Ok. E con questo, però, sì, non è facile la corsa, No, ma credo che ormai, perché siamo a un livello tale, siamo nelle vicinanze dell'America, e il livello credo che sia inevitabilmente molto alto, quasi al, sì, top per tutti, credo, Sì. Beh, sì. Questa è una delle B, no? Cioè, c'è la politica, sì, delle l'ultima. B. È l'ultima delle B, esatto. Perché poi dopo a fine gennaio c'è l'America, quindi e la più lunga. È la più lunga, perché 2850 è lunga, sì, è molto lunga. E se magari, sai, se ci fossero dei parziali un po' tranquilli, ma dubito. No, non ci sono, a Bersano non ci sono. No, neanche sui 4000. Dubito. Sì, sì. No, ma è vero. Forse per tanti cavalli la corsa si potrebbe aprire di più, però è anche vero che magari se stai lì, aspetti e ti fai bene i tuoi conti, corsa di rata, poi dopo qualcuno c'è che alza bandiera bianca, inevitabile, però sai, e come fai? Cioè, fare una corsa 2008 e fare un'idea di corsa non è facile, cioè non stiamo parlando dei 1600,
No, 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 ma infatti si parla... Stiamo parlando di 2008. Certo, certo, certo. Ed è tutto veramente molto, molto, molto complicato. È molto complicato, certo. La carbonella, il terreno, il fondo della pista. Allora, la carbonella è molto complicata, sono d'accordo. La carbonara invece secondo me è molto buona. Ma beh, qua, buona, ma qua chiudo con un po' di cose di gusto, no? E certo, perché vuoi mettere con questo freddo che stiamo facendo, visto bella che, carbonara. Che abbiamo te come ospite, abbiamo un grande cuoco, un grande come Big Mo qua con noi, chiudiamo con una bella carbonara che invito tutti a farsi per riprendersi da tutto questo momento comunque complicato, comunque lo si voglia leggere. Io ringrazio tantissimo Paola Palmieri per essere stata con noi in questa 101esima puntata di Race Off. Ringrazio quelli che ci hanno ascoltato anche in questa puntata. Vi ricordiamo che siamo ascoltabili ovunque, basta andare in qualsiasi piattaforma e motore di ricerca su internet e digitate Race Off Podcast e trovate un bello sfondo rosso con un cavallo in libertà. Siamo noi e potete divertirvi ad ascoltare di cavalli. Grazie Paola, grazie Moreno, grazie. Un saluto a grazie, tutti gli ascoltatori. Grazie a tutti. E alla... Ciao, a voi, grazie. Buona serata. Ciao, buon anno. Ciao a tutti, grazie, alla prossima. Grazie mille, grazie. Ciao, 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 ciao.